Grazie, bentornata nel mio canale. Sì, era un po' che non facevo video, ma ho avuto diversi impegni. Oggi ritorno con un tutorial sui toni del blu. Sì, ne ho fatto anche un altro su toni del blu, però volevo fare un look un pochino più festivo, più brillante, dedicato alle feste, Natale, Capodanno, e il blu è il colore che va di più. Infatti mi sa che vedrete tantissimi trucchi sul blu in questo Natale, perché va veramente tanto. Ho approfittato in questo video per mostrarvi moltissimi prodotti Pupa, anche le collezioni per esempio limitate per l'autunno o anche il fondotinta. Ho usato più prodotti possibili Pupa, solo qualcosina, forse di qualche altra marca, proprio per mostrarveli. Quindi penso che piuttosto che fare una review, in questo modo li vedete proprio all'azione. E spero che vi piaccia e vi lascio il video. Inizio idratando le labbra con un burro di karité, questo qua è quello 100% naturale della Yves Rocher. Utilizzo questo che va prelevato con il dito e scaldato un pochino prima di usarlo perché ho perso il mio balsamo labbra. Poi come base per l'ombretto sfumo su tutta la palpebra un fondotinta, potete anche usare un primer per far durare l'ombretto di più, io in questo modo uniformo anche un po' l'incarnato. Poi prendo un matitone argento, questo qui è il Magic Stilo della linea Snow Queen, l'edizione natalizia della Pupa, nel colore Snow Star 001, e lo applico su tutta la palpebra mobile, come vedete qui lo applico e poi con le dita o con un pennello lo sfumo. Adesso prendo la palettina sempre della collezione Snow Queen di Pupa, si tratta della Pupart Aurora Borealis, quindi la numero 001. Come vedete ha diversi colori, sono un pochino sui toni del rosa, del blu, alcuni più brillanti, altri più satinati. Io vado ad utilizzare l'argento che applico sopra l'ombretto in crema per fissarlo e dargli maggiore luminosità. Successivamente utilizzo la palettina in questa collezione limitata Gold Edition, secondo me è un packaging carinissimo, è una palettina compatta, quindi sempre della Pupa linea Vamp, e la trovo un'idea molto intelligente perché per viaggiare, per portarla in giro è super comoda, inoltre si possono fare dei trucchi davvero carini. Io quindi utilizzo la 007 e utilizzo i due blu. Prima applico il blu più chiaro sulla parte esterna della palpebra, anche se poi lo spingerò un po' anche internamente, perché voglio fare una sorta di sfumatura, non voglio mantenere il trucco scuro solo nella parte esterna, quindi lo applico e poi lo sfumo con un pennellino a penna. E poi prendo il blu più scuro, in questo caso vado a intensificare con un pennellino a penna dalle setole molto fitte, solo la puntina esterna, quindi la palpebra, la piega esterna. Lo applico come al solito con un pennellino a penna e sfumo in questo caso più accuratamente, cercando di rimanere in questa zona. E poi uniformo un po' il tutto con un pennellino da sfumatura più grande. Adesso prendo il nero e ancora con più precisione lo applico solo nella punta esterna dell'occhio e lo sfumo solo in questo pezzettino. Così darò tridimensionalità al trucco e allo sguardo. E infine prendo il primo colore, questo argento molto chiaro, molto brillante, che applico solo nella palpebra interna, quindi nel dotto lacrimale. Ora intensifico lo sguardo con la matita Multiplay nel colore 65 Peacock, questa è dell'edizione Paris Experience, e la applico lungo la rima palpebrale superiore a mo' di eyeliner e leggermente anche lungo la rima palpebrale inferiore, solo nella parte esterna. E poi con lo sfumino che c'è dall'altra parte della matita la sfumo, altrimenti posso utilizzare anche un pennellino.
Poi provo ad applicare insieme a voi per la prima volta questo eyeliner Vamp, è il numero 101 Silver ed è sempre anche questo nella confezione natalizia Gold Edition, ma sinceramente non mi è piaciuto né come risultato, perché su questo trucco non ci stava proprio per niente, né proprio come prodotto, perché mi faceva bruciare un po' la palpebra, quindi per chi ha gli occhi sensibili proprio bocciato questo prodotto. Applico la matita anche nella rima interna dell'occhio, restando comunque nella parte esterna, superiore e inferiore, e successivamente correggo e riempio le mie sopracciglia con questo kit super intelligente che mi è piaciuto moltissimo di Pupa, che contiene la cera, l'ombretto, la mini pinzetta, il mini pettinino e pennellino, insomma avete tutto in uno. Prima applico quindi la cera, poi si applica l'ombretto e infine pettino le sopracciglia. Peccato solo che non ci sia la versione per rosse, però da quando ho colore i capelli di una tonalità più scura penso che il castano mi stia bene lo stesso sulle sopracciglia. Poi applico il mascara, questo è il Vamp, l'ho comprato proprio io perché l'avevo provato all'evento Pupa e mi era piaciuto particolarmente, quindi adesso è un po' in via di test, vi faccio sapere più avanti se effettivamente mi piace e se sostituirà il mio I Love Extreme di Essence, e lo applico sia sopra che sotto. A fondotinta ancora fresco applico l'highlighter Frozen Gold 001, anche questo della linea Snow Queen. Lo applico sugli zigomi, un po' sul naso e nell'arco di Cupido e poi con le dita sfumo un po'. Solo successivamente applico la cipria, in realtà utilizzo un fondotinta compatto, questo è l'Extreme Matte di Pupa, che preferisco utilizzarlo proprio come cipria, soprattutto per il periodo invernale, poi magari per l'estate lo testerò da utilizzare singolarmente. E lo prendo con un pennellone bello a setole larghe, in modo che il risultato sia il più naturale possibile. Poi prendo questa bellissima palette della linea sempre Snow Queen, si chiama Crystal Palette, ed è secondo me fantastica come regalo. Allo specchietto ha tantissimi prodotti all'interno, è abbastanza completa perché ha il mascara, il pennello, la matita, e in particolare prendo questa terra che mi è piaciuta particolarmente proprio come tonalità e come resa, e la applico un po' sotto gli zigomi, ai lati esterni della fronte e un pochino anche ai lati esterni della mascella, come faccio un po' in tutti i video. Poi prendo anche il blush, questo rosato, e lo applico con un pennellino. È un pochino pigmentato, quindi ho dovuto sfumare un attimo perché pensavo fosse meno pigmentato, invece scrive abbastanza bene. E lo sfumo bene bene. Infine sulle labbra utilizzo il mio rossetto preferito di questa linea Snow Queen, ed è il numero 002 Dark Pink, è bellissimo perché se sfumato leggermente rimane leggermente rosa ed è abbastanza portabile, altrimenti se applicato in modo bello saturo viene questo effetto super brillante. E niente, questo è il trucco finale, spero che vi sia piaciuto, come al solito vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non lo siete, di seguirmi anche sui social e di guardare qui i miei ultimi video. Ci vediamo alla prossima, ciao!